In questa scuola, come in tante comunque scuole d'Italia, c'era già un team che si occupava del digitale e molti docenti della scuola secondaria utilizzavano ormai da tempo il sistema del Padlet per interagire con i ragazzi anche in maniera extra rispetto alle lezioni quotidiane in classe, quindi con materiali multimediali e con scambi di compiti corretti e di esercitazioni e cose di questo genere. Per cui alla fine è diventato per noi una decisione quella di estendere a tutto il corpo docente questo sistema e fare in modo che in questi 15 giorni i ragazzi non dimentichino che esistono anche libri, quaderni e comunque la scuola. La differenza tra sospensione delle lezioni e chiusura delle scuole è una differenza amministrativa che ha dei risvolti pratici incredibili, nel senso che quando si tratta di chiusura delle scuole, le scuole sono proprio bloccate, chiuse, con le porte chiuse, non entra e non esce nessuno. Quindi chiaramente tutto il personale è a casa a lavorare perché non può comunque neanche lavorare. Quando c'è sospensione delle lezioni invece sono i ragazzi che non vengono più a scuola e i professori senza i ragazzi non c'è motivo che restino a scuola. Di fatto sono comunque considerati sempre in servizio, infatti devono essere disponibili per qualunque tipo di attività urgente che si pensa si debba affrontare. Però comunque le lezioni sono sospese, l'ufficio rimane perché i nostri uffici sono ovviamente uffici di Stato, quindi rimangono aperti, il personale rimane aperto, rimane presente in ufficio e anche i collaboratori scolastici ne stanno approfittando per fare delle pulizie straordinarie che non guastano in questo caso. Stiamo lavorando con i Padlet e quindi con i dashboard Padlet. E come vede, qui abbiamo le nostre classi, alcune delle nostre classi, e entrando all'interno di queste suite, noi troviamo, per esempio, le materie già caricate con le attività che sono pronte per i nostri ragazzi. E quindi il ragazzo entra e trova tutte queste cose, può tranquillamente trovare, anche caricare, lo studente stesso può caricare il compito. Per esempio, i ragazzi hanno postato qui su il loro lavoro. Il loro lavoro, il docente lo apre, lo legge, lo corregge perché ha tutti i sistemi per poterlo correggere, lo può scaricare, lo può aprire in una nuova finestra, lo possiamo vedere anche per intero e ci sono tutti i sistemi per poter inserire la correzione e ripoggiarlo ancora una volta su questi in classe, diciamo, nella libreria dell'iPad con le correzioni già effettuate. Però ci sono, per esempio, molte lezioni che sono interessanti, che vengono anche dai libri dei ragazzi, per esempio sul testo descrittivo, e quindi i ragazzi cliccano e trovano delle attività già pronte che consentono loro di imparare anche in maniera divertente, ecco. Alcune cose vengono proprio dai libri di testo, dalle case editrici che mettono a disposizione questo tipo di materiali, molte altre cose invece vengono create, altre cose vengono create dai docenti, altre vengono reperite sulla rete. Per me è importante questo momento che può sembrare brutto. Io sono un'appassionata di tecnologia e del modo di operare con i ragazzi che non sia soltanto quello a contatto con loro. Mi è sempre piaciuto, penso che si può fare in modo più rilassato, più tranquillo, ognuno con i propri tempi, ecco perché lo uso parecchio. E questo è tutta questa situazione dà un grosso impulso perché si è tentato sempre di introdurlo, ma fino a quando poi non c'è una reale necessità è difficile che tutti lo facciano, lo facciano bene. Questa è una lavagna elettronica. Ognuno di queste icone rappresenta una classe, prima C, seconda C, terza C. E tutte le altre. Queste sono delle colonne. L'insegnante può scegliere di organizzare le colonne come vuole. Io ho scelto di organizzarle a secondo le discipline che insegno. Per esempio, nella colonna che riguarda la grammatica, ho caricato
ho caricato dei video che ci sono forniti dalla casa editrice e dei video che riguardano, questi ragazzi sono di prima, quindi riguardano la parte dei verbi e quant'altro. Loro possono cliccare sull'icona qui e possono vedere tranquillamente il video. Buongiorno ragazzi, oggi parliamo di alcuni verbi che pur possedendo un proprio significato possono perdere la Tutti i loro video sono autonomia e sottotitolati per svolgere il una particolare momento. funzione di servizio nei confronti di un altro verbo, precedendolo e formando con esso un unico blocco logico e sintattico. Al di là della spiegazione mia in presenza del libro di testo, compendio con dei video che penso che il linguaggio sia un linguaggio più adatto ai ragazzi di adesso, che è tutto visivo per loro. La scuola è stata chiusa intanto ai ragazzi, ma noi continuiamo per certi aspetti a lavorare perché volevamo essere comunque didatticamente presenti con i ragazzi e con le famiglie e diciamo condividere magari con loro materiali su piattaforme nuove su cui anche noi ci stiamo sperimentando. Quindi siamo qui per confrontarci con i colleghi e per dare poi alle famiglie delle indicazioni che non creino confusione, ma che siano anche efficaci. In questo momento non posso dire che sono in vacanza perché sono a scuola.